Non ti curi tu, che noi periamo! Taci! Calmati! Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? Maestro, ti supplico. La mia figliolina è agli estremi. Vieni a metter sopra lei le mani affinché sia salva. E viva. Portami a casa tua. Perché fate tanto strepito e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. Lasciate questa casa. Talita Kumi, levati. Non dite a nessuno quel che è accaduto oggi in questa casa. Datele qualcosa da mangiare.
Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Né lui peccò né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Devo compiere le opere di colui che mi ha mandato nel dì. Vien la notte in cui niuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Lavati nella vasca di Siloe. Non è egli quello che chiedeva l'elemosina? È lui. No, ma gli assomiglia. Sono io. Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò sugli occhi e poi mi disse: vattene a Silò e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Dov'è costui? Non lo so. Come hai recuperato la vista? Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato, ci vedo. Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Come può un uomo peccatore far tali miracoli? E tu che dici di lui? Dell'averti aperto gli occhi? Egli è un profeta. Portate i suoi genitori. E questo è il vostro figliuolo che dite esser nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? Sappiamo che questo è nostro figlio, che è nato cieco. Ma come ora ci veda, non sappiamo. Né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Egli è d'età, non mandatelo a lui, parlerà lui di sé. Da gloria a Dio! Noi sappiamo che quell'uomo, Gesù, è un peccatore. Se egli sia un peccatore, non so. Una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Che ti fece egli? Come t'aprì gli occhi? Ve l'ho già detto e non avete ascoltato.
Perché volete udirlo di nuovo? Diventerete anche voi suoi discepoli? Tu sei discepolo di costui. Noi invece lo siamo di Mosè. Sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quanto a costui non sappiamo di dove sia. Questo poi è strano che voi non sappiate di dove sia. Eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se egli non fosse da Dio non potrebbe far nulla. Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi? Credi tu nel figliol di Dio? Chi è lì, Signore, perché io credo in lui? Tu l'hai già veduto. E quei che parla teco è lui. Signore, io credo. Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano. E quelli che vedono diventino ciechi. Siamo anche noi ciechi? Se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Chi mi ha toccato le vesti? Tu vedi come la folla ti si serra addosso e dici chi mi ha toccato? Maestro, ho sofferto per un flusso di sangue. 12 anni. E sapevo che se fossi riuscita a toccare non fosse altro che le tue vesti, sarei stata salva. Figliola, la tua fede ti ha salvata. Vattene in pace. E sii guarita dal tuo flagello. Signore, chiedigli di venire. Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché il Figlio di Dio sia così glorificato. Torniamo in Giudea. Maestro,
I giudei cercavano or ora di lapidarti e tu vuoi tornare là. Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa perché la luce non è in lui. Il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo dal sonno. Signore, se egli dorme, sarà salvo. Lazzaro è morto. E per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo a lui. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma io so che anche in questo momento tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Tuo fratello risusciterà. Lo so che lui risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno. Io sono la risurrezione e la vita. Colui che crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. Credi tu questo? Sì, Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il figliuol di Dio che doveva venire nel mondo. Va e porta tua sorella. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Dove l'avete posto? Signore, vieni a vedere. Lo vedi? Guarda quanto lo amava. Io dico, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse. Togliete via la pietra. Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Thank you.
spazio che mai esaudito. Io sapevo che mi esaudisci sempre. Ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Lazzaro, vieni fuori. Scioglietelo e lasciatelo andare. Ragazzo mio, io ti dico, levati. Madre! È sorto fra noi un gran profeta. Dio ha visitato il suo popolo. Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico: non contrastate al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici?
Tu che ne dici? Chi di voi è senza peccato? Scagli il primo la pietra contro di lei. Dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata? Nessuno, signore. Guardate la moltitudine. Questo luogo è un deserto. Ed è già tardi. Licenziali, affinché vadano nei villaggi a comprarsi del pane. Non hanno da mangiare. Sfamateli voi. Andremo noi a comprare 200 danari di pane per sfamarli. Quanti pani avete? 5 pani e 2 pesci. Portatemeli. Dividete la gente in gruppi di 50 affinché possa essere sfamata. Signore del cielo e della terra, ti ringrazio per l'abbondanza. Amen.